è iniziata la partita. Primo possesso di palla San Giorgio. Ed ecco il primo gol dopo a qualche secondo di gioco, ed è l'inglese, hanno infilato 25 gol. Emanuele ha realizzato la prima rete, perciò 1-0 per il San Giorgio. Quando sono stato in Svizzera con il vecchio bus abbiamo invecchiato 21 gol in questa, è la più grande vergogna della vita mia, ma era solo Luigino e io che andavamo avanti, gli altri hanno perso. Ci mancavano da fondo campo. La squadra triestina, la squadra giuliana, numero 22, Carlo Bigaglia. Ed ecco il pareggio del numero 22, Bigaglia Carlo, 1-1. Contro la vostra prima? Botta e risposta. Non esiste prima. Prime due azioni. Sì, no, ma quella che avete chiamato... L'unica che abbiamo. No, è l'unica che abbiamo. Avete una in campo, sono... Telecronaca a cura di Nonis Livio, consigliere provinciale del CONI, nonché speaker di Radio Presenza, qui di Cervignano, no? Se non sbaglio. Sì, sì, Cervignano, okay. Faremo anche un po' di pubblicità per la nostra radio, sembra giusto, perché è la radio della nostra città. E comunque adesso c'è il San Giorgio che attacca, ma la difesa del circolo riesce a ribattere. Il tentativo di contropiede comunque non è andato a buon fine, perché subito Piccini è riuscito a recuperare. Sempre però nuovamente il circolo Marina Mercantile ha il pallone per il 2-1, colpito attraverso il numero 22 di Gaia Carlo. È sempre il Trieste che cerca di trovare uno spazio per un buon tiro in rete. Ricordo che le squadre sono composte da 5 giocatori, 4 più un portiere che non è un ruolo fisso di un giocatore, può fare qualsiasi giocatore, ma fatto male in squadra il suo portiere. Adesso un'azione di contropiede sulla sinistra da parte del San Giorgio, in buona possibilità di tiro, il numero 17 Bonetto Emanuele sbaglia, e però il possesso della palla rimane sempre del San Giorgio. In HD, non in San Giorgio che gioca il campionato di Serie A1, classe 2, basta. Il Canoa Polo, mentre Circolo Marina gioca nel campionato di Serie B. Basta una classe 4. Sì. No, dici bene, anche se devo precisare che San Giorgio in questa occasione è sceso in campo con una squadra mista, che è un po' un mix di giocatori della Serie A1 e giocatori della Serie B. Nel frattempo il numero 11 Sorato ha colpito un palo. Il palo non fa gol, il risultato rimane sempre 1-1. Arriva una goleada, visto l'inizio spumeggiante di tutte le due squadre. Adesso si sono confermate, le difese stanno, come si suol dire, stanno dominando sugli attacchi. Volevo dirti che a beneficio del pubblico, che prima abbiamo visto fischiare un fallo di fondo alla formazione triestina, nonostante la palla fosse al di qua della riga di fondo, quella galleggiante, no? Ma bisogna richiamare il regolamento, che dice che la riga di fondo virtuale è quella costituita dal piano della porta, la proiezione del piano della porta sull'acqua. Quindi se l'arbitro vede, qui avete visto un'ostruzione invece ai danni del 17 San Giorgino, ed è anche una ammonizione del numero 13 del Circolo Marina. Mi sembra che tre cartellini verdi
tra tutte le attrezzature vendi al BNC, poi arriva il cartellino, oltre alla cronopagare, cosa hai più ambito per il gioco? Parasprusi? Parasprusi del San Giorgio, che serve l'11, però il suo tiro è ribattuto. 40 euro? Dipende dalla parasprusi che si vuole. Minimo 40. Un angolo, da un tiro dall'altro. Nuovamente San Giorgio in una buona posizione per concludere. Ribaltamento di fronte, numero 7 in questo momento serve al 17, il suo tiro ribattuto dal 26 da Castellani Stefano. Nuovamente il circolo Marina che cerca di però riprende la palla e il numero 7 sbaglia una facile occasione e si libera in angolo il Lorenzo Rosso. Sempre San Giorgio che nella sosta, nella metà campo del circolo, nuovamente una buona azione ed è una rete, il numero 11 Soranzo, dopo 5 minuti e 50 secondi dall'inizio dell'incontro. E sono passati 6 minuti di gioco, mancano 4 al termine di questo primo tempo. Ora il circolo che con Rosso, con Lorenzo Rosso che serve Rugo, il suo lancio non è proprio precisissimo, ma recupera Marini che successivamente risperde la palla. Nuovamente San Giorgio che si porta in avanti, azione veloce, tentando di sfruttare la difesa, trovare la difesa impreparata, ma l'azione sfuma, un tiro da parte di Bonetto Davide sul fondo. Della porta avversaria, ma la difesa fa buona guardia e riparte in un contrattacco che potrebbe essere importante, 2 contro 2, però la difesa triestina riesce in qualche modo a salvarsi. Ecco, adesso come la tendenza di sbagliare, di tirare così invece di così. Dario, la palla, anche se non è uscita, diciamo, dalla linea, è considerata fuori da parte dell'arbitro. Nuovamente San Giorgio che occupa la metà campo avversaria, più che la metà campo, un quarto di campo. Il Bonetto Emanuele. Emanuele, muoviti! Tutti i giocatori all'interno della linea dei 6 metri. Circolo Marina che adesso cerca in qualche modo di pervenire il pareggio, vediamo, mancano 2 minuti, 1 minuto e mezzo al termine di questo primo tempo. Il tiro da parte di Stefano Rosso colpisce la parte superiore della traversa, ritorno in campo, nuovamente circolo, tiro e la palla questa volta esce. Intanto non cambia, abbiamo il San Giorgio che nuovamente si porta un gioco piuttosto faticoso, perché anche se il campo non è grande, però devono fare molta fatica per il gioco e anche per il recupero. Nuovamente San Giorgio adesso vicinissimo alla porta, però l'arbitro vede un intervento falloso da parte di Schiff e consegna il pallone alla squadra di Trieste. Si è fischiato un fallo sul portiere in pratica, l'imbarcazione
il portiere che si trova in quel momento, il giocatore che si trova in quel momento sotto la porta non può essere urtato o toccato dal giocatore avversario. Questo è un po' il fallo che è stato fischiato al numero 10 di San Giorgio. Mancano 15 secondi, probabilmente ci sarà solo un po' chiamato dall'arbitro. Riprende il gioco, ovviamente l'ultima azione, numero 33 Stefano Russo, serve a Rugo il suo tiro e finisce anche il primo tempo.